Simon, oggi iniziamo una nuova serie che parlerà di cocktail. Come prima puntata ho deciso di portarvi i bicchieri che useremo poi nel corso della serie per i vari cocktail. Ma non perdiamo altro tempo, dopo la sigla si inizia. Gimar, un mondo da raccontare. Bicchiere Collins, bicchiere utilizzato per servire drink miscelati. È un bicchiere del tipo tumbler, infatti è cilindrico con un fondo alto e pesante. Il diametro è di 30 mm circa e altezza di 180 mm. Questo bicchiere contiene dei 300 ai 410 ml. Bicchiere tumbler, bicchiere usato principalmente nella preparazione del servizio dei cocktail. Ha una forma cilindrica, leggermente sfasato, con fondo alto e pesante. Il diametro è di 60 mm circa, con altezze che varia da 50 ai 180 mm, a seconda del tipo del bicchiere. Difatti ne esistono di tre tipi, basso, alto, medio. Noi useremo il basso, denominato anche Old Fashion. È utilizzato per il servizio di cocktail o liquori on the rock, letteralmente sulla roccia, ossia in ghiaccio. Questo bicchiere contiene da 18 ai 30 cl. Bicchiere cicchetto, bicchiere utilizzato per servire distillati o liquori senza aggiunta di altro. La capacità in volume varia dai 35 ai 50 ml, questo perché viene usato per bere il contenuto tutto di un fiato, alla goccia, come si usa dire. Coppa Asti, bicchiere utilizzato per servire spumanti aromatici o dolci, difatti prende il nome dall'omonimo vino piemontese Asti Spumante. Al giorno d'oggi è riservato, oltre all'utilizzo canonico, anche per servire cocktail a 0 gradi centigradi. Il bicchiere è caratterizzato da una coppa bassa e larga e da un gambo filiforme. La sua capacità varia dagli 8 ai 12 cl. Calce, bicchiere utilizzato per servire vini. Ve ne sono di vari tipi, a seconda della tipologia di vino. È indicato anche per servire cocktail a base di vino. Il bicchiere è caratterizzato da una forma di tulipano chiuso, dal gambo sottile detto stelo, che poggia ortogonalmente su una base di forma circolare chiamata piede. Il liquido viene versato all'interno di una pancia che varia a seconda delle caratteristiche del calice, chiamato bevante, più larga nella parte inferiore con un'imboccatura più stretta in alto. La capacità varia da 210 a 250 ml. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Inoltre, se ho commesso degli errori o delle imprecisioni, scrivetelo giù nei commenti. Iscrivetevi anche al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina giù in basso per essere sempre aggiornati ai nuovi video. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su e inoltre anche in descrizione vi lascio i miei indirizzi dei social Facebook e Instagram, dove pubblicherò poi le varie cose che andremo a fare inerenti al canale. Vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.